Buongiorno, siamo qui a Rimini con il signor Guido Boschetti. Signor Guido, secondo lei questa elezione del nuovo Papa quale effetto positivo avrà sulla situazione della Chiesa? Ma per me dovrebbe essere buona, tanto tutti i papi vedo che sono tutti brave persone, lui poi che ha avuto anche la fidanzata. È un Papa gesuita, no? Sì, va bene, va bene. Sapendo la situazione passata della Chiesa e la situazione presente, secondo lei c'è una crescita o una riduzione nel numero di partecipazione degli italiani? È difficile dire, secondo le zone, ci sono delle zone che va su e delle zone che va giù, non è dappertutto uguale. Cosa si potrebbe fare per incentivare affinché i giovani possano essere più coinvolti? E i giovani bisogna cercare di dargli più lavoro, cercare di dargli una mano a questi ragazzi, perché se non gli dai da mangiare siamo in una situazione difficile adesso, con tutte queste votazioni è una cosa schifosa, tutti questi politici che prendono tutti questi soldi. Quindi una situazione politica difficile in Italia, più le dimissioni del Papa precedente. Un po' questa situazione di sfiducia che c'è creata attorno alla Chiesa, come pensa si potrà risolvere un po'? Ma penso che sia discreto, rimane quello come prima, non cambia molto, non cambia molto. Il Dio è sempre lo stesso, e dopo c'è chi si spiega in un modo e chi in un altro. E il nostro Dio è sempre lo stesso, io almeno c'è sempre quello, non cambia mai il Signore. Lei è cresciuto sempre in una famiglia praticante? Molto, molto, molto praticante, molto, perché ma praticante non malato di così, ma coi fatti. La famiglia è rimasta poi unita o sì, i figli sì, sono... Io voglio aiutare sempre la gente, non sbagli mai. E dopo che uno la pensa in un modo o in un altro, bisogna aiutare chi ha bisogno. Certo. È tutto lì, chi ha bisogno. Oggi è gente che non ha lo stipendio, non ha quello, non ha i soldi a comprarsi il pane e dopo si trova in difficoltà naturalmente. Va bene, grazie mille e una buona giornata qui a Rimini. E la ringraziamo per la sua intervista.